difficile dopo l'intervento di così autorevoli relatori e soprattutto dopo l'intervento di Nino Cosentino prendere la parola, perché Nino ha toccato tutti noi con l'intervento da presidente della Lega Dilettanti che tanto ha dato a questa Lega, e quindi io mi rivolgo alle delegate e ai delegati della Lega Nazionale Dilettanti prima di tutto per portare il mio saluto e poi per ringraziare tutti coloro che stamattina sono qui e hanno voluto onorare con la loro presenza l'Assemblea del Calcio Dilettantistico Giovanile Italiano. In primo luogo desidero ringraziare il Ministro Lotti che con un video messaggio ha confermato l'attenzione per lo sport di base e per l'attività della Lega Nazionale Dilettanti. Giovanni Malagò nel suo intervento mi ha citato più volte e io confermo questa amicizia che mi lega a lui da tanto tempo, non solo per un rapporto di collaborazione sportiva, ma per un rapporto di stima e appunto amicizia della quale parlavo poco prima. E insieme a lui Roberto Fabricini, Francesco Soro che hanno appena lasciato l'aula. Un particolare saluto, saluto cordiale, amico, a Carlo Taveggio, che ha fatto sentire sempre la sua vicinanza al nostro mondo, al mondo della Lega Nazionale Dilettanti, a Michele Uva, direttore generale della Federcalcio, ai presidenti della Lega B, che ringrazio per le parole, della Lega Pro, a Bodi e Gravina, ai consiglieri federali presenti, al presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, che conosco da 40 anni quando egli faceva l'arbitro e io mi cimentavo nelle gare di calcio, a Gianni Rivera, un idolo, mio idolo, un campione nello sport e nella vita, a Franco Carraro, a Tonino Matarrese, cioè a tutti coloro, a Giancarlo Abete, a tutti coloro che da quando io sono nel mondo del calcio ho visto sempre come riferimenti, come obiettivi per essere un buon dirigente sportivo. Io che ho cominciato da collaboratore al Comitato Provinciale di Avellino, la mia città, quindi come diceva un giornalista prima, da curato di campagna, e oggi io corono un sogno, probabilmente qualcosa che insomma avevo appunto sognato ma vedevo come quasi irraggiungibile, e quindi capirete il momento di emozione che mi coglie, perché veramente stamattina per me è una gran giornata, una bella giornata, una giornata che io trascorro insieme a tanti amici, a centinaia di amici che vedo qui stamattina. E un saluto al procuratore federale, Sua Eccellenza il prefetto Giuseppe Pecoraro, al procuratore federale dell'Interregionale, l'avvocato Balata. Abbiamo avuto modo nel mio incarico, nel mio doppio incarico, più volte di sentirci, anche in settimana, perché se siamo usciti da una difficoltà enorme nella quale versava la mia regione, la Campania, io lo debbo soprattutto all'attenzione della Procura federale, di tutti coloro cioè che insieme a me, insieme ai vicecommissari che saluto e ringrazio per il lavoro che insieme a me hanno svolto, Felicio De Luca,
Salvatore Gagliano e Alberto Ramaglia, lo dicevo insieme alla giustizia sportiva, ai giudici sportivi, insieme agli amici della Procura Federale che si sono succeduti, ma ultimamente con il prefetto Pecoraro abbiamo portato a termine o stiamo per raggiungere quell'obiettivo di normalizzazione del Comitato Regionale della Campania. Amiche e amici delegati, io sono stato presente in quasi tutte le assemblee dei comitati regionali, ne avete fatte 23, io dove c'era il candidato alternativo non ho partecipato, perché ho voluto evitare, perché diciamo qualcuno mi dice che io sono molto aggregante, mai divisivo, ho voluto evitare imbarazzi. E il mio più bel risultato è stato quello che ogni presidente che ha concorso insieme ad altri per la carica massima regionale mi ha telefonato appena dopo dicendo io insomma mi sono candidato, ho vinto l'assemblea e quindi propongo la candidatura come presidente della tua persona, come presidente della Lega Dilettanti. Questo è stato per me motivo di grande orgoglio, perché io ho un forte desiderio di unità, unità che deve essere alla base per raggiungere quei grandi risultati che la Lega Dilettanti e la Federazione Calcio e il mondo dello sport devono conseguire. Io dicevo nelle assemblee, ho detto nelle assemblee della mia regione, vedo i delegati della regione Campania, se tutti remiamo nella stessa direzione faremo meno fatica e arriveremo prima al risultato. Io vorrei che rispetto a questo, quello che si è verificato nella regione, dove nelle ultime assemblee, pensate che tanto tempo fa in regione Campania non si riusciva nemmeno a parlare, nelle ultime assemblee provinciali, perché io più volte sono stato sul territorio perché reputo il rapporto quotidiano con i dirigenti di società la base per ogni tipo di progetto, la base per ogni tipo di percorso, non ho sentito non una contestazione, non ho sentito nemmeno un sospiro di, diciamo, di non condivisione, ma non perché la Campania è passata da un eccesso all'altro, ma perché noi abbiamo parlato, abbiamo cercato di parlare di cose che interessano le società. E quindi io credo che con il coinvolgimento di tutti gli amici noi dovremmo avere quel risultato che tutti quanti noi auspichiamo, cioè una Lega Dilettanti forte che possa essere da traino per l'intero mondo calcistico del nostro paese. E quindi io per redigere il documento che tutti voi avrete letto o starete leggendo ho chiesto ai vicepresidenti, che poi sono sintesi dei comitati, delle indicazioni dei comitati regionali, delle indicazioni, dei suggerimenti, quindi per aree geografiche ho cercato quella sintesi necessaria e credo che quando avrete finito di leggere il programma, insomma, credo che molte cose saranno da voi condivise, ma sono pronto rispetto a quello che è il programma anche a delle integrazioni. Io sono abituato a non, quando faccio dei programmi, a non redigere libri dei sogni. Noi dobbiamo essere ben convinti che attraversiamo un momento difficile, complicato, non solo a livello sportivo e di Lega Dilettanti, ma questo momento difficile e delicato è tutto il Paese che lo sta affrontando. E quindi questa Lega Dilettanti, che è nata nel 1959, guarda caso l'anno della mia nascita, tra poco compirà 60 anni e spero che tutti quanti insieme potremo festeggiare questo compleanno, perché veramente abbiamo la necessità di essere compatti, coesi e tutti quanti noi di portare questi grandi risultati.
E quindi io, che nella mia vita da qualche anno faccio, svolgo anche attività politica, quando sono stato eletto al Consiglio regionale della Campania, poi presidente della mia provincia, e quindi ho avuto l'onore di essere per due volte senatore della Repubblica, presidente regionale del CONI, non ho mai dimenticato il mondo del dilettantismo e del settore giovanile del nostro calcio, cioè il calcio dilettantistico e giovanile. E quando sono stato chiamato il 14 aprile, su pressioni benevole del presidente Cosentino, del presidente Tavecchio, del presidente Malagò, perché volevano che io svolgessi le funzioni di commissario straordinario del Comitato Campano, io sono tornato nel mio mondo, non perché ne fossi uscito, ma abbiamo avuto un momento nel quale io, da presidente regionale del CONI, dopo ma prima da componente della giunta, sono stato dirigente sportivo che ha sempre guardato al mio mondo, al mondo dilettantistico, con grandissima simpatia. Ed ora che il Comitato Campano si avvia ad una normalità, sia per quanto attiene la gestione amministrativa e contabile, quella più squisitamente sportiva, iniziamo una nuova sfida che io raccolgo proprio ricordando quelle sollecitazioni che mi venivano da Carlo Tavecchio, per cercare di dare il mio contributo per il nostro mondo dilettantistico. Nino Cosentino è stato esauriente, è stato puntuale, ha elencato tutto quello che è stato fatto, ma io sono moderatamente ottimista per pensare di dare un contributo ancora più incisivo al nostro mondo. Sono orgogliosamente presente qui per trasmettervi un momento di ottimismo, e quindi il documento programmatico, la valutazione nel dettaglio che la Lega intende fare nei prossimi 4 anni, lo avete avuto e lo potete leggere con comodo anche quando, insomma, tornerete nelle vostre abitazioni. Ma 3 domande io penso siano importanti rispetto a quello che abbiamo scritto: chi siamo come Lega Nazionale Dilettanti per le società e per l'intera organizzazione calcistica del nostro paese? È la prima domanda. La seconda: cosa vogliamo fare per le società e per il calcio italiano e come possiamo farlo? Alla prima domanda, su chi siamo, credo di poter affermare che la Lega Nazionale Dilettanti è, per numeri e valori, il cuore pulsante del nostro calcio italiano. Qualche numero: secondo il report del calcio 2016 elaborato dalla Federcalcio, al termine della stagione sportiva 2014-2015 il movimento calcistico dilettantistico e giovanile contava ben 13.389 società e 1.087.000 atleti tesserati. Secondo i dati statistici, a livello nazionale circa un italiano su 56 risulta tesserato per una società di calcio dilettantistica e giovanile. Dal punto di vista economico, sempre secondo uno studio elaborato dalla Federcalcio in collaborazione con la Deloitte, nel corso della stagione sportiva 2014-2015 il settore del calcio dilettantistico, complessivamente considerato attività maschile, femminile, calcio a 5 e beach soccer, ha prodotto un fatturato aggregato stimato in 913 milioni di euro, con costi pari a 919 milioni di euro, con un risultato negativo di circa 6 milioni e mezzo di euro. Noi però non dobbiamo fermarci ai numeri. Siamo soprattutto il fondamentale riferimento per l'intero movimento, ciò per i valori che riusciamo ad esprimere
la qualità del lavoro che svolgiamo e la diffusione del calcio in Italia. E questo credo merita il concreto riconoscimento di tutte le componenti federali, delle istituzioni, così come ha fatto il ministro Lotti, approfitto per salutare il papà che è qui, è un nostro componente della delegazione provinciale di Firenze, grazie per la presenza e per quello che fa per il nostro mondo. E quindi abbiamo la responsabilità della funzione che la Lega Dilettanti assegna allo statuto, dallo statuto federale assegnata, la rappresentanza attraverso i comitati regionali della Federcalcio sul territorio. Svolgiamo, oltre che all'interno dell'organizzazione calcistica e più in generale del mondo sportivo, anche una funzione di carattere sociale, e desideremo sempre di più continuare a svolgere questo ruolo. Siamo tra la gente e orgogliosamente manteniamo le radici nel territorio, nei piccoli comuni, nelle borgate, rivendicando la forza del calcio dei mille campanili. E proprio perché rappresentiamo il punto di maggiore vicinanza con le singole realtà, dobbiamo avere la capacità di intercettare le difficoltà e studiare ogni forma di intervento affinché non si verifichino abbandoni tra chi ama questo sport, in special modo se questo avviene per motivi economici. Oggi la situazione, come dicevo prima, è particolarmente difficile. L'Istat nel 2007 sosteneva che prima della grande recessione erano circa 1,8 milioni le persone sotto la soglia di indigenza assoluta. Nel 2015 questo dato riguarda circa 4.600.000 persone, pari a circa il 7,6% dell'intera popolazione. E se questi numeri non fossero sufficienti a descrivere lo stato di disagio nel quale versa una consistente fetta dei nostri concittadini, deve aggiungersi che l'aggravante è costituita anche dalla percentuale che aumenta in modo sensibile con riferimento alle nuove generazioni. Nei nuclei familiari dove il capofamiglia ha meno di 34 anni arriva al 10,2% dell'intera popolazione, così come è stato fatto rilevare in quelle case dove vivono oltre 1 milione di minorenni ogni mese a rischio concreto di accesso ai beni di prima necessità. Famiglie e fasce d'età nei confronti delle quali è elevata e lo deve essere ancora di più l'attenzione della Lega Nazionale Dilettanti e del settore giovanile scolastico. Insomma, bisogna scongiurare il pericolo che dirigenti, allenatori, calciatrici, calciatori si allontanino definitivamente dallo sport che amano perché non possono più permetterselo. E qui vengo alla seconda domanda: cosa vogliamo fare per le società e per il calcio italiano? Credo che la risposta debba articolarsi tenendo presente principalmente due ambiti, quello più squisitamente tecnico e quello di tipo gestionale e organizzativo. Dal punto di vista tecnico, credo che l'obiettivo che la Lega Nazionale Dilettanti debba perseguire nei prossimi anni può essere racchiuso in uno slogan: coltivare i talenti, in primo luogo attraverso il Dipartimento Interregionale, cioè quel dipartimento che costituisce l'attività di vertice della Lega Nazionale Dilettanti, il quarto campionato d'Italia. Contribuire cioè concretamente alla valorizzazione dei giovani tesserati. Nella stagione sportiva 2015-2016 in Serie A solo il 5,8% dei calciatori aveva avuto un passato nell'ambito dei campionati dilettantistici, valore che sale al 17,3% per la Serie B e circa al 40% nell'ambito dei tre gironi della Lega Pro. È un dato che appare ancora troppo distante da quello che deve essere uno dei principali obiettivi da perseguire per migliorare il livello tecnico del calcio italiano. Cioè nel nostro paese dovrebbe avvenire quello che con sintesi mediaticamente assai efficace è stato definito l'effetto Vardini, dal nome del goleador dell'Ester che, partito dalle categorie dilettantistiche, oggi è conosciuto in tutto il mondo, e quindi anche questo da noi deve trovare o dovrebbe trovare concreta ed effettiva realizzazione. Nel nostro paese i casi come quello del calciatore inglese sono assai limitati, al punto che sarebbero appena 24 i calciatori di Serie A scoperti nei campionati di Serie D
e di eccellenza. E per quanto riguarda l'impiego dei giovani, una recente inchiesta ha evidenziato come il numero degli under 21 che hanno debuttato nel campionato di Serie A si è drasticamente ridotto negli ultimi tempi, passando dai 37 della stagione sportiva 2014-2015 ad appena 26 della stagione sportiva 2015-2016. Occorre allora, in primo luogo, maggiore impegno per garantire visibilità, anche televisiva, a quello che rappresenta il quarto campionato d'Italia, che raccoglie squadre in rappresentanza dell'intero territorio italiano, capoluoghi di regione, capoluoghi di provincia, e soprattutto la valorizzazione dei giovani utilizzati nel campionato deve poter ricevere un concreto riconoscimento in termini economici e di servizio in favore della società. Al contempo anche le attività delle rappresentative regionali devono poter costituire un modello di sintesi e soprattutto l'occasione per mettere in mostra le realtà calcistiche in ambito dei singoli territori, così da rappresentare un imprescindibile punto di riferimento per le società delle leghe professionistiche. In tale contesto dovrà proseguire la proficua collaborazione con l'Associazione Italiana Allenatori, cui Presidente stamattina è qui insieme a noi, che ringrazio e saluto, Presidente Pulivieri, per la formazione di allenatori delle squadre dilettantistiche che soprattutto nei settori giovanili svolgono anche importanti funzioni di educatori. Non posso però fare a meno di sottolineare uno specifico ambito che a ben vedere riguarda sia la questione tecnica sia più in generale la funzione sociale della Lega Nazionale Dilettanti. Mi riferisco al calcio femminile. A partire dal 1 luglio si appresta a vivere dal punto di vista tecnico-organizzativo un movimento importante con l'entrata in vigore della riforma dei campionati. Questo ovviamente costituisce solo il primo passo del pieno indiscutibile e si auspica non più rinviabile rilancio dell'attività femminile con il meritato riconoscimento di pari opportunità e possibilmente anche rilievo rispetto agli analoghi campionati maschili. Su questo punto la Lega Nazionale Dilettanti si attende la massima collaborazione e la più ampia condivisione da parte delle altre leghe, di tutte le componenti e le istituzioni, perché si possano garantire risorse, ma questo mi pare che già stia avvenendo, visibilità, formazione adeguata, presenza nell'ambito di tutti i mezzi di comunicazione. Ma tutto questo non basta, mi rendo conto. E noi con il Dipartimento del Calcio Femminile intendiamo essere in prima fila in tutte le campagne informative, in tutte le iniziative che attraverso l'attività calcistica femminile possano sensibilizzare l'opinione pubblica sullo scottante tema della violenza sulle donne e sulla discriminazione di genere. Nell'ambito dell'intero movimento calcistico, a partire da quello dilettantistico giovanile, si deve riconoscere un ruolo sempre più di rilievo alle donne, auspicando che nei prossimi anni si moltiplichi la presenza femminile tra i dirigenti di società, i tecnici e nelle strutture periferiche della stessa Lega Nazionale Dilettanti. L'idea che il calcio sia argomento da uomini si spera che sia definitivamente tramontata, ma se così non fosse, forte sarà il contributo della LND e del suo dipartimento per combattere questo anacronistico luogo comune. Quanto all'aspetto organizzativo gestionale, in primo luogo una particolare attenzione a verificare la compatibilità delle riforme e delle risorse disponibili per pervenire ad una graduale riduzione dei costi a carico delle società. Io l'ho fatto in campagna, l'ho fatto con la riduzione della tassa di iscrizione, un segnale. Una squadra di eccellenza risparmia circa 650 euro, ma è stato un segnale che in una regione dove avevamo delle difficoltà enormi, per quello che avrete letto nelle cronache giudiziarie dei giornali, noi abbiamo avuto la possibilità, con una gestione oculata, con una gestione attenta, partita con il commissariamento del dottor De Fiore, che saluto e ringrazio per la presenza, il presidente De Fiore che è qui in sala, abbiamo cercato di dare quella fiducia e quindi io credo che si possa pensare compatibilmente con
le risorse disponibili ad una graduale riduzione dei costi a carico delle società, sia per la partecipazione all'attività sportiva, sia in relazione anche alle polizze assicurative, di accordi e convenzioni che possano agevolare l'accesso al credito da parte delle società affiliate. Proseguiremo con maggiore frequenza l'attività dei corsi per dirigenti, nei quali, oltre ad affermare le tematiche legate all'aggiornamento della normativa federale o di carattere organizzativo e fiscale, dovranno essere fornite le indispensabili nozioni teorico-pratiche nel settore informatico. Non è possibile che ci sia ancora chi non sia capace di utilizzare un computer. Per quanto attiene i servizi in favore delle società, la Lega Nazionale Dilettanti, anche per agevolare i rapporti tra le società affiliate e l'Agenzia delle Entrate, dovrà promuovere con gli uffici centrali e le sedi regionali del CONI un confronto che determini una maggiore celerità, se non proprio l'automatismo dell'iscrizione al registro del CONI. Quindi il nostro impegno della LND proseguirà nei rapporti con le istituzioni ed in particolare con il neo istituito Ministero dello Sport, il cui ministro ringrazio ancora di vero cuore per il suo videomessaggio, per interventi legislativi e progetti a tutela delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Analogamente, la LND nelle opportune sedi e di concerto con le altre componenti dovrà aprire un serio confronto sul tema delle spese arbitrali, sulle procedure di tesseramento per i minori e per gli stranieri. Da ultimo, desidero spendere qualche parola per la terza domanda relativa a come possiamo realizzare gli obiettivi che ci prefiggiamo. Fondamentalmente credo che sia importante ripensare in termini organizzativi e gestionali la Lega nelle sue diverse articolazioni e in relazione ai diversi ambiti operativi, ricordando il ruolo statutario di rappresentanza della FIGC sul territorio. Dovranno essere adottati nell'ambito della Lega e delle sue articolazioni territoriali gli stessi strumenti di verifica e di controllo della Federcalcio, tendendo alla certificazione dei bilanci, alla implementazione dei modelli organizzativi che garantiscano la conformità legale, quella amministrativa, degli atti posti in essere dalle strutture centrali e periferiche della Lega Nazionale Dilettanti e la loro compatibilità con la normativa federale, consentendo così di separare le responsabilità esecutive da quelle politico-sportive. I vertici della Lega e del Consiglio Direttivo, a rimarcare il rapporto col territorio, dovranno riunirsi, questo l'ho detto, in più assemblee, periodicamente in modo itinerante presso le strutture periferiche, ponendo attenzione alle istanze che provengono dalle singole realtà. Quindi noi spesso ci vedremo sui territori, nei comitati regionali, per affrontare i temi, per discutere, per cercare le soluzioni in maniera, spero, dialettica, ma alla fine convergente. Questo io spero. Cioè, quello che ho fatto nel Comitato Campano, ho cercato di fare nel Comitato Campano, spero che possa portare anche, è più semplice farlo qui, portare anche quel risultato, quei risultati che tutti quanti noi auspichiamo per la Lega. Dovrà inoltre avviarsi una due diligence per verificare la compatibilità con la capacità finanziaria, quella delle iniziative che in sede centrale e in sede periferica vengono portate avanti al fine di pervenire ad una definizione del risultato di esercizio e valutare con cognizione di causa eventuali interventi con il ricorso alla mutualità. Carlo, di questo ne abbiamo parlato più volte e so che in te, insomma, trovo sempre un interlocutore disponibile. Una seria analisi sarà condotta sui centri di costo e la tipologia delle spese, con l'obiettivo di pervenire ad una riduzione degli oneri a carico delle società, così come ho affermato precedentemente. E quindi sul piano organizzativo dovrà attuarsi un non più rinviabile processo di dematerializzazione in tutte le strutture, a livello centrale e periferico, accompagnando tale percorso, come già evidenziato, con l'introduzione nei corsi per dirigenti di nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche di informatica. Dovrà cioè privilegiarsi l'uso della posta elettronica, la posta elettronica certificata nella corrispondenza tra comitati e società
e tra le stesse società, conseguendo così anche un risparmio dei costi. Quello che noi abbiamo fatto anche nella mia regione, cioè abbiamo fatto capire che insomma in Campania c'è un alto tasso di litigio anche per quanto riguarda reclami e quant'altro. Il Comitato Campano spende solo come spese postali qualcosa come 60-65 mila euro all'anno. Noi con 2.500 euro con il certificato di posta elettronica pensiamo di poter alleviare anche qui le fatiche dal punto di vista dei costi alle società. Quindi cari delegati e cari delegati, non voglio abusare più della vostra pazienza, credo che la curva dell'attenzione tende a precipitare verso il basso, però ho lasciato due argomenti per la fine di questo intervento. Tutti mi chiedete, tra ieri e oggi ho avuto perlomeno 10 domande sullo stesso punto. La prima domanda è il vincolo sportivo. La questione, proprio in ragione di alcuni interventi dei giudici ordinari, non può che essere affrontata nell'ambito dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento dello Stato e nell'autonomia che il legislatore con la legge 280 del 2003 ha inteso riconoscere oltre che favorire con riferimento all'ordinamento sportivo. Non vi è dubbio comunque che una riflessione sulle norme che attualmente disciplinano il vincolo sportivo e che hanno comportato anche interventi dei giudici ordinari non può che coinvolgere in primo luogo il CONI. È quello che riguarda le prossime elezioni federali. La Lega Nazionale Dilettanti è impegnata nel costante e convinto sostegno allo sviluppo dell'attività federale, ai colori delle nostre squadre nazionali, al lavoro quotidiano della Presidenza e della Direzione Generale della Federcalcio, consapevole dell'impatto delle proprie azioni sulla immagine di tutto il movimento calcistico italiano anche a livello internazionale. Ritengo, spero che sia condiviso da tutti, che non per spirito di appartenenza, non per la sua provenienza dal mondo dei dilettanti, ma per i risultati conseguiti dalla sua gestione, Carlo Tarecchio meriti di proseguire l'attività iniziata da Presidente della Federazione Calcio. Posso dire che i delegati della Lega Nazionale Dilettanti hanno condiviso unanimemente questo percorso e quindi la nostra Lega per il prossimo quadriennio, e questa è una dichiarazione ufficiale, intende sostenere per la presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio Carlo Tarecchio, auspicando che si possa... auspicando che si possa pervenire con unità di intenti e leale collaborazione alla sua designazione anche da parte delle altre componenti, nell'esclusivo interesse del calcio, dei suoi milioni di appassionati, dei suoi atleti, tecnici, dirigenti e di tutte le società affiliate. Quanto a me e al gruppo dirigente che mi affiancherà in questa affascinante avventura al vertice della Lega Nazionale Dilettanti, chiediamo di essere giudicati sulle cose realizzate e su quelle che eventualmente, e mi auguro siano davvero poche, dovessero restare incompiute, senza pregiudizi o preconcetti. E prima di concludere, due comunicazioni. Voi sapete quanto io sia legato alla mia terra e sapete pure quale tragedia abbiamo vissuto nell'Irpinia e nella Campania nel 1980, a causa del terribile terremoto. Io avevo poco più di 20 anni e ricordo perfettamente quello che è stato il dramma di tanti mesi. Perciò capirete quello
insomma, spero condividiate quello che io sto per annunciarvi. Ho deciso di compiere il mio primo passo da presidente della Lega Nazionale Dilettanti all'Aquila mercoledì. Mercoledì, dove alle 14.30 si gioca il recupero della partita con il Rieti, quindi l'Aquila Rieti, originariamente in programma domenica 22 gennaio e rinviata a causa della terribile combinazione neve-terremoto che si è abbattuta ancora una volta su Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche. E quindi sarò allo stadio Gran Sasso Italo a Concia. Mi ha dato già la sua adesione il presidente Carlo Tavecchio, insieme a lui saremo allo stadio, insieme al presidente del comitato Abruzzo, Daniele Ortolano, che è stato da me già informato della nostra visita, perché è volontà della Lega Nazionale Dilettanti dare questo sostegno morale e materiale a tutte le società di calcio delle zone colpite nelle ultime drammatiche vicende. Quindi saremo appunto all'Aquila mercoledì prossimo e ai dirigenti delle società, alle squadre porteremo e alla popolazione porteremo il saluto del mondo dilettantistico e della Federazione Calcio appunto a coloro che hanno avuto questo dramma. E poi in ultimo, è una questione proprio personale, quindi su questo insomma, seguo il presidente Cosentino. Io nella mia vita svolgo un ruolo politico, faccio il dirigente sportivo e quindi molto spesso non ci sono a casa. Quindi anche quando sono stato qualche giorno fa impegnato in Federazione Calcio, la mia famiglia ha festeggiato, è da qualche ora che mia figlia ha compiuto 18 anni e io e ha dovuto sopportare anche in quel giorno il ritardo. E quindi Caterina, Antonio il fratello e mia moglie Stefania sono coloro, quelli che mi aiutano per poter far sì che insomma io possa essere un buon dirigente sportivo, e quindi a loro va il mio ringraziamento. Quindi auguri a mia figlia che da qualche ora è diventata maggiorenne. Quindi concludo e chiudo, perché veramente credo di essere stato molto lungo, ringraziando ancora per la grande attenzione che mi avete dedicato. Io credo che con la voglia, con l'impegno, con la partecipazione, con la condivisione, noi potremo contribuire a migliorare ancora di più questo nostro mondo, il mondo del calcio dilettantistico e con esso quello della Federazione Italiana Gioco Calcio. In bocca al lupo e auguri a tutti quanti voi.